Vittoria interna per 6-0 e la Polisportiva Calcio chiude la stagione nel migliore dei modi, battendo la Lepanto Marino tra le mura amiche nell'ultima giornata 26esima del campionato del 14 girone B. Pronti via Polisportiva, subito un vantaggio, un minuto, due sull'orologio, traversa colpita dai puntini, poi è Corrias a ribadire il pallone in rete, 1-0. Ancora Polisportiva che va sul velluto, palla in verticale per Menniti che prova ad allungare il pallone verso il compagno che entra in area di rigore e prova la conclusione ancora ribattuta da Menniti con il portiere della formazione ospiti che riesce ad intervenire al minuto numero 11. Arriva il raddoppio, palla ancora in verticale questa volta per Azzeni, da questi a Menniti che va in uno contro uno fallendo però il tentativo con destro che termina in out. Altra iniziativa per la Polisportiva Carso 30 secondi dopo, quasi sulla stessa azione in fotocopia, stavolta palla per Menniti che prova la prima conclusione venendo ribattuto, la seconda di sinistro mette il pallone in rete, 2-0. Al quarto d'ora della prima frazione di gioco è ancora la Polisportiva ad andare in proiezione offensiva, palla che arriva questa volta ad Azzeni che prova ad allungarla per il compagno, poi la conclusione di sinistro termina stampata sulla traversa, palla che balla in area di rigore, il portiere della Lepanto interviene e così riesce a salvare i suoi. Al minuto numero 18 arriva il 3-0 che chiude di fatto i conti, Corrias allunga per il proprio compagno, palla che arriva ad Azzeni che tutto solo non può sbagliare. Al 25esimo i gol diventano anche 4 da corner, palla a rientrare, arriva Peroni appostato sul secondo palo e mette il pallone in rete. Per il numero 5 della Polisportiva Carso i gol sono addirittura 2 con punizione battuta dal lato corto, colpo di testa, respinta e ancora Veroni che fa doppietta personale, 5-0 alla fine della prima frazione di gioco. All'inizio di impresa la prima vera iniziativa da parte della Lepanto Marino che la Polisportiva riesce a sventare senza alcun problema, poi al quarto d'ora è ancora Azzeni a controllare il pallone, sfera per Menniti, ancora per il numero 8 che va a concludere con Azzeni che mette il pallone alto sopra la traversa. Lepanto Marino che ha invece un altro tentativo al minuto numero 22 della seconda frazione di gioco, conclusione che però termina tra le braccia del portiere dei padroni di casa dal 31esimo sull'azione da calcio d'angolo, Polisportiva Carso che trova anche un penalty per fallo in area di rigore da parte della Lepanto Marino. Per il direttore di gara signor Roma della sezione di Latina arriva il penalty, va Marroni che batte il portiere del per il 6-0 conclusivo.